so se alla fine sarà lei l'auto più fotografata del salone, molto probabilmente sì, perché stiamo per parlare di un'auto destinata alle strade di tutti i giorni, per la quale però sono state fatte delle scelte davvero molto particolari. La vedete alle mie spalle, parliamo della nuova Renault Twingo, siamo arrivati alla terza generazione e nel salto generazionale la Twingo ha guadagnato due porte, un look davvero molto cambiato rispetto a prima, ma soprattutto il motore. Il motore ora sta dietro. L'obiettivo era quello di regalare alla piccoletta ancora più agilità e abitabilità, e trasferire tutto dietro ha reso possibile liberare spazio e alleggerire di molto l'avantreno. Risultato: più spazio a bordo e un migliorato raggio di sterzata per muoversi in città con la minima fatica. Trasformare l'architettura dell'auto non è stata una cosa facile, ha aiutato sicuramente la collaborazione con Daimler, e infatti da questo progetto usciranno anche le nuove Smart a 2 e a 4 posti. Quanto all'aspetto, tinte vivaci, logo ben visibile su fondo nero, ampi proiettori e luci diurne tonde a LED, e in coda un immenso portellone vetrato. Neanche a dirlo, sono ampie le possibilità di personalizzazione. One that stops the spark in our